Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti. Partiamo dalla seduta odierna, con i lavori della seduta odierna, scusate, della quinta commissione consiliare. Oggi abbiamo all'ordine dei lavori la prosecuzione di una udienza conoscitiva che ha già trattato l'argomento a maggio, mi pare, no, scusate, il 21 gennaio 2021 è stata tenuta aperta proprio perché più che di un aggiornamento si trattava di una prosecuzione in quanto alcuni ospiti non avevano potuto presenziare e quindi oggi sono presenti e continuiamo. Peraltro ci eravamo fermati a suo tempo con proprio la prima parte della discussione, avevamo appena iniziato. L'udienza conoscitiva è un'udienza conoscitiva richiesta dai consiglieri, dalle consigliere Montera, Riccarsi, Ferri, la sottoscritta e il consigliere Errani e Colombo. Il titolo è Il fenomeno della prostituzione, progetti e programmi di assistenza e integrazione. Come ho già detto, la precedente seduta si è svolta il 21 gennaio. Oggi hanno confermato la loro presenza, quindi la partecipazione, l'assessora Susanna Zaccaria, che era presente anche la volta precedente. Che conoscete, l'assessora che ringraziamo potrà essere presente solo per la prima mezz'ora, in quanto è stata convocata la giunta per oggi. Sono presenti poi, hanno confermato la presenza la dottoressa Maria Dele Mimmi. No, scusate, all'ultimo momento non può essere presente, quindi delega la dottoressa Silvia Lolli, che poi di fatto era già presente l'altra volta e si occupa nello specifico dei temi odierni. Per l'ASP di Bologna, Irene Bruno, che come tutti sapete è la direttrice, e Sara Canduri, assistente sociale e coordinatrice del servizio promozioni internazionali. Monica Brandoli, responsabile, e Anna Maria Nicolini del servizio contrasto alla grave emarginazione adulta. È presente oggi, uno dei motivi per cui la scorsa volta abbiamo deciso di proseguire in altra data, è presente la dottoressa Giulia De Girolamo, nonché nostra consigliera, ma responsabile osservatorio permanente per la legalità e il contrasto alla criminalità organizzata. Ha proprio questa deroga specifica, come sapete, è presente poi Antonio Petrone, tirocinante. Regione Emilia-Romagna, dottoressa Viviana Bussadori e Maurizio Braglia, Servizio Politiche per l'Integrazione Sociale, il contrasto alla povertà e il terzo settore. Consuelo Bianchelli, cooperatrice Dolce, e poi per le associazioni Lina Benincasa, Casa delle Donne per non subire violenza, Nicola Pirani, Comunità Papa Giovanni XXIII, Maria Chiara Rosa, Loretta Michelini e Giovanna Casciola del Mondo Donna, Porpora Marcasciano MIT, Aurelia Perini e Rina Canucci via Libera Onlus, erano tutti presenti anche questi ultimi, le associazioni la scorsa volta. Se hanno qualcosa da aggiungere, li faremo comunque eventualmente rintervenire, qualcosa di aggiornato rispetto alla volta precedente. Dicevo, la scorsa volta abbiamo terminato con l'apertura del dibattito e aveva posto una domanda alla consigliera Salvi Casali, alla quale mi pare fosse già data risposta. Comunque avremo modo eventualmente di riparlarne. Niente, abbiamo concluso con la necessità di proseguire in data poi da aggiornare. Oggi quindi ripartirei con gli interventi di chi la scorsa volta non è intervenuto. Intanto ringrazio molto tutti i presenti. Quindi partirei appunto dalla consigliera Di Girolamo, che vedevo collegata. Sì, ci sono, Oh, Presidente. ecco, Chiedo posso.
l'assessora, visto che ha esigenze, voleva intervenire, non so. Certo, assolutamente. Non so della commissione. Sì, mi è sfuggito, ma lo davo per scontato. Non c'è problema, era ovvio. Grazie. Grazie a lei. Grazie. Intanto, Presidente, la giunta è stata spostata alle 10, quindi riesco a rimanere un'oretta. Però ascolto volentieri, perché comunque, insomma, io ero già intervenuta un po' anche la volta scorsa, quindi riesco a sentire un'oretta di interventi, rimango più che posso. Mi spiace, ma purtroppo questa settimana è andata così. Ascolto volentieri la consigliera e poi dopo, insomma, finché riesco, rimango. Grazie. Grazie a lei, grazie Assessora, anzi è sempre presente, la scorsa volta era intervenuta, aveva anche dato alcune risposte alle prime domande che erano state poste, e grazie alla consigliera Girolamo, alla quale do la parola. Prego consigliera. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto chiedo al dottor Petrone se riesce a condividere lo schermo. Abbiamo preparato delle slide appunto per presentare questo corposissimo lavoro che abbiamo svolto. Innanzitutto voglio fare dei ringraziamenti veramente sinceri alla dottoressa Silvia Lolli che ha accolto in maniera positiva insomma questa sfida e questo lavoro, dando appunto la sua massima disponibilità nel coordinare questo report che abbiamo realizzato, il dottor Antonio Petrone perché si è unito appunto a questo team di coordinamento e per il supporto preziosissimo che ha dato alla ricerca ma anche all'attività dell'osservatorio in questi mesi. E poi un ringraziamento particolare va alle associazioni, la Papa Giovanni, la Società Dolce, la Casa delle Donne, Mondo Donna, per aver, come dire, di fatto reso possibile questo lavoro, i cui contributi sono stati preziosissimi e molto significativi, che ci hanno restituito veramente un panorama esaustivo rispetto ai fenomeni che oggi che abbiamo voluto rappresentare, diciamo così, in questo report. Penso che la mancanza di uno di questi contributi non l'avrebbe reso così appunto puntuale ed esaustivo, appunto come dicevo. Quindi le voglio veramente ringraziare, perché da novembre, dicembre, quando abbiamo iniziato ad ipotizzare questo lavoro, hanno fatto davvero un grande sforzo anche rispetto alle tempistiche e un gran lavoro di redazione e di narrazione di queste, diciamo così, di questo report. Io appunto in questi anni mi sono occupata di diverse attività riguardo appunto il contrasto alla criminalità organizzata e la promozione della cultura della legalità per l'osservatorio comunale. In particolare oggi vorrei presentare brevemente quelli che sono stati rispetto ai temi di cui oggi parleremo le attività principali dell'osservatorio. Innanzitutto rispetto al tema dello sfruttamento della prostituzione, in questi anni all'interno del sito dell'osservatorio, che è un po' il contenitore che raccoglie tutti i lavori che abbiamo fatto in questi 4-5 anni insomma di mandato, la cui attività principale dell'osservatorio, lo voglio ricordare, è quello di ricerca e monitoraggio, informazione e formazione sui temi appunto legati al contrasto alle mafie. Rispetto a questo tema, così come per altri, abbiamo ritenuto opportuno prevedere una pagina dedicata alla rassegna stampa cittadina, in cui quotidianamente raccogliamo quelle che sono le notizie principali sui temi specifici di cui l'osservatorio si occupa. Questo perché vogliamo favorire il reperimento di tutte quelle informazioni su temi così particolari che molto spesso non vengono all'attenzione della cronaca, ma che quando ci sono è importante mettere in evidenza. E appunto, dicevo, per una per un maggiore e facile reperimento di queste informazioni abbiamo appunto previsto una sezione dedicata alle rassegne stampa. E il numero dei visitatori, anche dei download, ci ha fatto un po' capire in questi anni che i temi di cui trattiamo sono veramente interessanti anche per i cittadini e per l'esterno e non vanno assolutamente sottovalutati.
Rispetto sempre al tema oggetto della commissione odierna, abbiamo dedicato fin dall'inizio, quindi fin dal 2017, anno di ripresa delle attività di promozione della legalità all'interno delle scuole, una sezione specifica, in particolare il modulo C del bando di promozione della legalità. Realizzato dal Comune di Bologna, grazie all'accordo di programma con la Regione Emilia-Romagna, abbiamo appunto voluto dedicare un settore anche a questo tema. In particolare, dicevo, nel modulo C, quando abbiamo messo in evidenza la possibilità di scegliere alle associazioni quali argomenti trattare, abbiamo inserito anche quello dello sfruttamento della prostituzione e del caporalato all'interno di questo progetto, che è il progetto Educalè, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, proprio per l'importanza che abbiamo ritenuto dovesse esserci anche nel trattare questo tipo di questo fenomeno e questo argomento. Nel 2019 è stato, diciamo così, purtroppo l'ultimo anno in cui abbiamo potuto fare una restituzione in presenza del progetto Educalè, che ogni anno appunto si svolge in due fasi. La prima fase in cui le associazioni vincitrici del bando vanno nelle scuole portando ognuno il proprio tema all'interno delle classi che scelgono di intraprendere questo percorso, e poi prevediamo due momenti di restituzione finale in realtà. Il primo, in cui le scuole presentano i lavori fatti durante l'anno, e il secondo, più collettivo, in cui in questi anni abbiamo proposto appunto per unire legalità e cultura, che insomma vanno diciamo così strettamente di pari passo. Abbiamo voluto prevedere uno spettacolo teatrale che appunto si è svolto il 9 dicembre del 2019 al Teatro Duse, e che ha visto la partecipazione nella matinée di più di 250 studenti con 19 insegnanti e oltre 100 spettatori serali, sul tema proprio dello sfruttamento della prostituzione e del caporalato. Uno spettacolo realizzato sempre nell'ambito del testo unico per la legalità, quindi la legge 18 del 2016, in collaborazione con la Casa delle Donne per non subire violenza. Queste sono un po' le attività che in questi anni abbiamo cercato di mettere in piedi come osservatorio su questo tema. Poi arriviamo all'anno 2020, in cui abbiamo proprio deciso, in conformità, come dicevo prima, a quella che è la mission di questa struttura comunale, quindi di ricerca, monitoraggio, informazione e formazione, di raccogliere in un unico documento, in un unico report, quelle che sono le attività svolte dalle associazioni che ho ricordato prima e che ringrazio davvero nuovamente, rispetto ai fenomeni appunto sfruttamento della prostituzione, tratta e sfruttamento lavorativo. L'abbiamo fatto ovviamente con un focus specifico come osservatorio, ovvero il nostro obiettivo era quello di far emergere le dinamiche criminali e mafiose che si celano dietro i fenomeni che ho appena citato. Perché questo è un aspetto che molto spesso non emerge quando parliamo di questi fenomeni, ma che invece costituisce un tassello importantissimo per comprenderne la portata, diciamo così, reale di ciò che andiamo a raccontare. Quindi all'interno del report, il cuore del report ovviamente sono i contributi delle associazioni che hanno, come dire, redatto quelle che sono le loro attività, ma anche hanno creato una narrazione che ci restituisce davvero un quadro e un panorama molto complesso di un fenomeno che è complesso quanto sommerso, e di cui molto spesso si fa fatica a restituirne la portata reale.
soprattutto il volume d'affari che movimenta. E come dicevo, come osservatorio abbiamo voluto concentrare la nostra attenzione sull'emersione di quelle che sono le dinamiche criminali e mafiose che si nascondono dietro questi fenomeni. Abbiamo fatto un focus sulle principali mafie straniere presenti sul nostro territorio, in particolare la mafia nigeriana che è quella che, diciamo così, è più presente all'interno del nostro territorio, ma anche in relazione alle dinamiche che abbiamo descritto. Ovviamente abbiamo preso in esame quelli che sono i dati del progetto Oltre la strada, su cui poi interverrà la dottoressa Lolli, e abbiamo voluto valorizzare e mettere in risalto quelli che sono i percorsi di fuoriuscita delle vittime come best practice. Per poter restituire appunto questo quadro d'insieme e motivando un po' la scelta del focus che abbiamo deciso di intraprendere, ci siamo basati ovviamente sui dati della Direzione Investigativa Antimafia, la quale insomma, ci restituisce un po' una geografia del nostro territorio in cui in Emilia-Romagna sono presenti numerosi sodalizi criminali dediti alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione, che non sono solo quello nigeriano, ma c'è anche quello cinese, c'è quello albanese, c'è quello rumeno, se pensiamo ai tipi di fenomeni e ai tipi di reati che siamo andati a descrivere. In particolare, le due operazioni più importanti sono state l'operazione Hope and Destiny e Burning Flame, di cui sono anche intervenuta, sulle quali sono anche intervenuta in consiglio comunale nel mese di luglio 2019, dove appunto la Polizia di Stato ha smantellato due distinte organizzazioni criminali nigeriane dedite proprio alla tratta di esseri umani e finalizzato allo sfruttamento della prostituzione. Quindi è ovvio che siamo partiti da quelli che sono stati i dati del nostro territorio, presi da diversi appunto documenti che ogni anno ci restituiscono quello che è un po' il quadro della situazione rispetto ai fenomeni criminali nella nostra regione, nel nostro territorio, e abbiamo, come dire, cercato di metterli insieme in un unico report. La cosa importante e diciamo così, qual è stato l'obiettivo della redazione di questo grande lavoro? Innanzitutto, appunto, come dicevo prima, quello di far emergere quei fenomeni che molto spesso rimangono un po' nell'ombra, restituendo un po' anche a questi il giusto peso, cioè restituendo quello che è il peso che assumono all'interno di questo tipo di fenomeni. E insieme alle associazioni ci siamo dati come finalità quella di approfondire e rafforzare l'interesse per questi temi, soprattutto all'interno delle nostre scuole, quindi promuovendo la conoscenza di questi fenomeni e soprattutto anche i percorsi di fuoriuscita, come dicevo prima, tutto ciò che viene fuori di positivo attraverso il lavoro costante, giornaliero, importantissimo delle associazioni per le vittime. Quindi questo documento sostanzialmente vuole essere un aiuto alla comprensione, una lettura, una narrazione rivolta non solo agli addetti ai lavori, ma soprattutto mi piace definirlo così, al cittadino comune, e in particolare vorremmo che fosse uno strumento, l'abbiamo pensato come uno strumento utile per poter approfondire questo tema all'interno delle scuole, in un'ottica anche, come dicevo prima, di circolarità, nel senso che abbiamo inserito questi temi all'interno del progetto Educalè, che conosce molto bene. Quando ha assunto la delega alla scuola, quest'anno abbiamo di nuovo presentato insieme questo progetto che va avanti ormai da 4 anni, e attraverso questo report vorremmo fornire uno strumento ulteriore di approfondimento a coloro che si andranno ad approcciare appunto e che sceglieranno di affrontare questi temi all'interno delle nostre scuole, ovviamente.
L'abbiamo pensato per ragazzi a partire dalla seconda, terza media fino alle superiori, poiché appunto Educalè ha delle sezioni specifiche per le scuole di ogni ordine e grado. E questo ovviamente lo si fa, lo abbiamo pensato insieme alle associazioni che insieme a chi vorrà affrontare questo argomento all'interno delle scuole potrà, nei momenti in cui si potrà tornare a svolgere questi laboratori in presenza, ma aiutandoci in questo momento, pensando un po' all'imminente anche alle forme che ha assunto oggi la didattica, poter integrare la loro voce e quindi la loro testimonianza con il report che abbiamo scritto. Quindi riuscire ad arrivare ai più giovani è un po' anche soprattutto l'obiettivo di questo report, per il quale davvero io voglio ancora ringraziare le associazioni, la dottoressa Lolli e il dottor Petrone per averci lavorato insieme. Io per ora mi fermo qui e lascio la parola al dottor Petrone che entrerà un po' più nel merito della descrizione del report e rimango a disposizione per le domande. Grazie. Bene, grazie, grazie a lei, consigliera Di Girolamo. Intanto la invito, giusto per, chiaro che è presente, ha parlato, è intervenuta, però la segreteria mi faceva presente di consigliarle di formalizzare comunque la sua presenza in chat, scusi. Comunque ho già scritto a chi non ha segnalato di farlo. Allora, a questo punto, do la parola ad Antonio Petrone. Prego. Buongiorno a tutti. Ovviamente l'anno 2020 è stato un anno particolarmente difficile sotto diversi punti di vista. Il presente report quindi ha il compito di fotografare i fenomeni della tratta e dello sfruttamento ad esso connesso attraverso una lente precisa, quindi basata sulla comprensione e sulla spendibilità delle nozioni fornite, alla luce anche delle conseguenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. Dunque, il processo di stesura del report ha seguito una direttrice ben precisa, ovvero quello di fornire uno strumento utile per comprendere e chiarire questi fenomeni molto complessi anche ai non addetti ai lavori. Proprio per questo motivo nel report si è scelto di inserire anche un glossario per i concetti più complessi e articolati. Questi fenomeni, ovvero quello della tratta di esseri umani, dello sfruttamento sessuale e lavorativo, sono fenomeni che non sono poi così tanto lontani da noi. Una donna che si prostituisce, un lavoratore che risulta sprovvisto di documenti in un colloquio ispettivo ne sono l'esempio. Non tutte queste persone ovviamente sono vittime di tratta, ma alcune di loro potrebbero esserlo. In generale, questi fenomeni sono per natura sommersi e oscuri, quindi sono di difficile lettura e interpretazione dalla maggior parte delle persone. Per questo motivo si è cercato dunque di mediare sull'uso delle fonti in materia, tentando di integrare i dati e le analisi rispetto ai due volti della tratta, ovvero quelli riferiti alla vittima del reato e quelli rispetto all'autore del reato, che spesso possono generare confusione. Pertanto, da un lato vi è stato lo studio di un mondo complesso, oscuro e sconosciuto, dall'altro invece vi è stata l'implementazione e l'approfondimento di forme di aiuto e sostegno finalizzata al superamento dei traumi interiorizzati e l'accompagnamento quindi verso una vita dignitosa. Diritti questi di ogni essere umano. Da queste premesse, quindi, la guida alla comprensione che possiamo vedere è risultata essere di fondamentale importanza per sintetizzare le diverse sfaccettature dei fenomeni in esame. In particolare, nella parte introduttiva sono stati spiegati e introdotti i concetti chiave, ovvero i precetti legislativi e pratici di questi fenomeni, ponendo maggiore attenzione, come già anticipato dalla consigliera Di Girolamo, a due delle mafie straniere attive in questi ambiti, nel contesto sia emiliano-romagnolo, ma anche nel territorio bolognese, ovvero quella della mafia nigeriana e di quella cinese. In particolare, per la mafia nigeriana si è scelto anche di inserire un piccolo approfondimento con la descrizione dei tre clan maggiori più attivi, diciamo, sul territorio nazionale e regionale, in quanto per sentenza sono stati riconosciuti gli indici di mafiosità per entrambe, per tutti questi clan. La seconda parte, invece,
Il contesto generale mira ad analizzare i dati internazionali e nazionali per mostrare i trend evolutivi di questi fenomeni. Infatti va ricordato che il fenomeno della tratta ancora oggi è un fenomeno che coinvolge circa 40,3 milioni di persone, di cui un quarto risulta ancora minorenne. In Italia invece il maggior tipo di sfruttamento risulta essere ancora oggi quelli di tipo sessuale, quindi lo sfruttamento della prostituzione, seguito dallo sfruttamento lavorativo e poi dall'accattonaggio. Sono mercati questi che non accennano a scemare e il cui fatturato tende ad incrementare di anno in anno. Ma come abbiamo anticipato in precedenza, accanto a queste analisi, a questi dati, si è tenuto presente anche della parte relativa al contrasto e alla prevenzione, e ciò è avvenuto anche grazie e soprattutto attraverso la collaborazione con le associazioni impegnate nel progetto Oltre la Strada. I dati forniti dal progetto fotografano le azioni messe in campo per prevenire e contrastare questi fenomeni, nel triennio del 2018-2020, anni molto diversi tra loro. Per questo motivo io lascerei la parola alla dottoressa Lolli per la presentazione degli stessi report. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie, grazie ad Antonio Petrone, la dottoressa Lolli, che era già intervenuta ampiamente l'altra volta, le do la parola per appunto l'argomento di oggi. Prego, dottoressa Grazie. Lolli. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, illustro brevemente i dati che il dottor Petrone ha provveduto a rendere in forma grafica accattivante. Allora, i dati che abbiamo deciso di analizzare in questo report sono quelli dell'ultimo triennio, quindi dal 2018-2020, 3 anni, come anticipava il dottor Petrone, particolarmente diversi fra loro. Perché hanno visto l'andamento di diversi fenomeni, quali una crisi economica, una differenza, un aumento consistente di arrivi di persone di provenienze dall'Africa subsahariana, quindi attraverso gli sbarchi, e in ultimo nel 2020, ovviamente, la presenza del Covid. Scusa Antonio, riesci ad andare sulla slide precedente, così magari guardiamo i dati. Ok, allora, in questo triennio sono state complessivamente prese in carico 147 persone, tra nuove prese in carico e vecchie prese in carico. Questo è il nostro modo, un gergo tecnico che usiamo, che spiega però la durata dei percorsi, perché non abbiamo percorsi di 2-3 mesi, abbiamo percorsi in media di 18-24 mesi. E, come dicevo l'altra volta, gli obiettivi che noi perseguiamo con le persone, noi insieme ai quattro enti gestori che perseguiamo con le persone che prendiamo in carico sono ovviamente l'emersione, la fuoriuscita dalle condizioni di sfruttamento, e gli sfruttamenti li consideriamo a tutto tondo, quindi sessuale, lavorativo, accattonaggio, microcriminalità, e il raggiungimento dell'autonomia. E quindi in questo modo emerge questo dato che in realtà sembra quasi riduttivo sul triennio, perché se noi guardiamo i dati annuali abbiamo in realtà in carico una media di 80 persone, 80 nel 2018, 75 nel 2019, 86 nel 2020, tra persone che avevano già iniziato il percorso nell'annualità precedente e persone che sono invece nuovi ingressi nell'annualità corrente. E, oltre questo, l'attività consistente anche di questi 3 anni è stata quella di valutazione di percorsi sia di persone minorenni che di persone adulte, uomini e donne, rispetto a appunto a potenziali vittime di sfruttamento, quindi per favorirne l'emersione. In questo triennio ne abbiamo valutate più di 160. Da che cosa sono rappresentate, come sono rappresentate queste persone? Prevalentemente abbiamo donne, persone di sesso femminile, circa il 93% su queste 147. E poi andando alla slide successiva, e quindi la minor parte sono rappresentate da uomini e in misura minore anche per esempio, da una persona transessuale. In alcuni anni ce ne sono state qualcuno in più, però questi sono i numeri. Possiamo andare all'altra slide sotto, Antonio?
grazie. E, sì, quell'altra. Scusami, ok. I motivi di ingresso prevalenti delle persone sono soprattutto le promesse di lavoro, cioè persone arrivano dai loro paesi prevalentemente attraverso una promessa di lavoro, in misura minore attraverso relazioni affettive e in misura ancora minore per, perché vendute dal nucleo d'origine e in alcuni casi già consapevoli di svolgere poi di esercitare la prostituzione. E, i paesi di provenienza, vi dicevo prima che il trend è cambiato, e, in questa mappa si vedono i paesi di provenienza delle persone che noi abbiamo in carico. E, il fucsia e rosa della Nigeria evidenzia il numero maggiore di persone. Noi abbiamo circa un 70% di persone in carico che sono nigeriane e il resto delle nazionalità sono rappresentate dalla cartina. I motivi principali per cui arrivano, vi dicevo di ingresso, ma i motivi principali per cui sono portate queste persone sono prevalentemente per essere sfruttate per motivi sessuali, quindi circa l'86%. Poi abbiamo tra le persone in carico anche persone sfruttate per motivi lavorativi o in misura minore anche per accattonaggio, quindi accattonaggio e elemosinieri. E, di questi percorsi, noi vi avevo anticipato l'altra volta gli interventi che svolgiamo, quindi non mi dilungo rispetto a questo. Nel triennio abbiamo, tornando sempre alla slide sopra, abbiamo concluso positivamente circa il 56% dei percorsi. Cosa significa conclusi positivamente? Si tratta in misura maggiore di inserimenti sociali, abitativi ed economici sul nostro territorio o in misura minore anche rimpatri volontari assistiti, quindi un reinserimento accompagnato nel paese d'origine. E il dato dei percorsi invece che non sono andati a buon fine riguarda gli abbandoni dal progetto delle persone, quindi una scelta della persona in carico, oppure in alcuni casi l'espulsione quando non vengono rispettate le indicazioni e il patto fatto con le persone in carico. Questi sono sommariamente i dati di questo triennio, riducendoli all'osso per non dilungarci troppo. Volevo aggiungere rispetto alla volta precedente anche altre iniziative che stiamo facendo parallelamente al lavoro ordinario e a questo e la produzione di questo report insieme all'osservatorio seguito appunto dalla dottoressa Di Girolamo, dalla consigliera Di Girolamo. In questo periodo abbiamo organizzato sempre per potenziare le nostre iniziative di informazione e sensibilizzazione su questi temi. Abbiamo organizzato anche due webinar sui temi dei gravi sfruttamenti e delle tratte. Uno l'abbiamo realizzato il 22 marzo e il secondo invece abbiamo programmato per lunedì prossimo, il 12 aprile. Quello precedente è ancora consultabile sul sito del Comune di Bologna, dentro Sportello Sociale, insomma l'area tratta di esseri umani e prostituzione nella sezione approfondimenti, e vedeva un approfondimento di quello che è il fenomeno da un punto di vista di benessere dei migranti e sfruttamenti multipli. Abbiamo adottato un format rispetto al quale il progetto Oltre la Strada ha dialogato, quindi operatori del nostro progetto hanno dialogato con esperti sul tema specifico. In questo caso sono state coinvolte la professoressa Marabello dell'Università di Bologna della Facoltà di Scienze della Formazione e la dottoressa Maria Nolet, che è un'etnopsichiatra dell'ASL di Bologna. Dopodiché lascerò su questo la parola ad Andrea Di Stefano dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, che magari vi racconterà che cosa è emerso brevemente da questo webinar. Il prossimo, il 12 aprile, al quale vi invitiamo e sarà seguibile sia sulla pagina Facebook del Centro Zonarelli, perché l'abbiamo realizzato in collaborazione con loro, sia sulla pagina Facebook di Politiche Sociali e Salute, la nostra dell'area, sia sul sito del Centro Zonarelli, quindi se per una persona non sei iscritta ai social c'è anche questa opportunità. Si svolgerà lunedì 12 aprile dalle 10 alle 12 e il progetto Oltre la Strada dialogherà con Stefano Orsi della Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna su reti di sfruttamento e criminalità organizzata
organizzata. In questo caso sarà l'operatrice Consuelo Bianchelli del nostro progetto che lavora sia per la cooperativa Società Dolce che per l'associazione Casa delle Donne per non subire violenza, la quale magari potrà illustrarvi i temi che verranno affrontati. Grazie per l'attenzione. Ha finito, sì. Grazie dottoressa Lolli, quindi mi pare di capire che abbiamo dei nuovi aggiornamenti soprattutto rispetto a questi webinar, no? A questi progetti formativi. Non lo so se qualcuno vuole aggiungere qualcosa, intanto chiedevo all'assessore Zaccaria perché ora io non vedo, sono le 9:38. Sì, ci sono. Se vuole intanto dire qualcosa oppure insomma mi dia un segnale. Un ringraziamento, lo faccio adesso molto volentieri, grazie Presidente, perché così dopo quando è il momento mi collego alla Giunta, però è stato fatto un ottimo lavoro sia per questo report, per cui ringrazio davvero tutti, ma in particolare la consigliera Di Girolamo, insomma, che in questi anni ha fatto un lavoro molto costante, veramente molto prezioso. Grazie alle associazioni, la dottoressa Silvia Lolli, ho molte occasioni per ringraziarla, lo faccio volentieri anche oggi. Rinnovo l'invito al webinar, chi lo può seguire, ce n'è già stato uno molto interessante, però effettivamente anche diciamo la prima occasione in cui sono riusciti a organizzare proprio su impulso dell'ufficio con anche la collaborazione del Centro Zonarelli questi incontri di approfondimento che sono molto interessanti soprattutto perché come sappiamo parliamo di fenomeni veramente complessi, quindi il coinvolgimento delle diverse figure professionali, il prossimo il dottor Orsi insomma, che per la Procura di Bologna ha rappresentato davvero un riferimento per il contrasto a questi fenomeni è senz'altro molto interessante per chi si occupa di questi temi, quindi grazie davvero per il lavoro che è stato fatto, anche il report è veramente molto efficace, quindi grazie ancora. Grazie a lei, mi associo ovviamente a tutti i complimenti, davvero un grande lavoro sia da parte della consigliera Di Girolamo che da parte della dottoressa Lolli e da tutte le associazioni, tutti presenti. Grazie anche per l'informazione su questi webinar. Dicevo, non so se c'è qualcuno che vuole magari dirci qualcosa in merito, visto che di questo la volta scorsa non avevamo parlato. Diversamente, se non ci sono... Se non c'è nulla di nuovo su questo, magari riapro direttamente il dibattito e chiedo ai consiglieri se c'è qualcuno che vuole intervenire. Buongiorno a tutte e tutti, sono Consuelo Bianchelli di Società Dolce. Buongiorno. Prego. Buongiorno, se volete posso descrivere brevemente o dare comunque dei riferimenti rispetto al webinar del 12 di aprile. E io appunto sono Consuelo Bianchelli, referente del team antitratta minori del Comune di Bologna, servizio gestito dalla cooperativa sociale Società Dolce. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per lo spazio dedicato oggi e per anche l'occasione di confronto che avremo insomma su tematiche così rilevanti. Io per adesso con l'intervento di oggi mi limiterei semplicemente a condividere un aspetto del nostro lavoro quotidiano, che è quello che riguarda la sensibilizzazione e la diffusione della conoscenza in merito al tema della tratta, dello sfruttamento, e in particolare quello webinar del 12 rispetto al tema delle organizzazioni criminali dedicate appunto alla tratta. Come già accennato dalla dottoressa Lolli, appunto lunedì avremo la possibilità di confrontarci con un esperto, che è il dottor Stefano Orsi, già sostituto procuratore presso la Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna, attualmente appunto lavora presso la Procura Generale, presso la Corte di Appello di Bologna. Posso anticipare che con il dottor Orsi affronteremo il tema dei cambiamenti che hanno interessato le reti criminali dedicate alla tratta e allo sfruttamento, sia questo sfruttamento sessuale, lavorativo, dell'accattonaggio o delle attività illecite. Sostanzialmente chiederemo al dottor Orsi di restituirci una sorta di fotografia del
fenomeno della criminalità organizzata sul nostro territorio, ovviamente sempre in riferimento al tema, diciamo, che stiamo trattando oggi. Parleremo di vari aspetti, parleremo di possibili connessioni fra le figure delle madam, che sappiamo essere sostanzialmente le sfruttatrici, diciamo, che gestiscono in particolare lo sfruttamento della prostituzione delle donne nigeriane, e i CALS, e dunque fra lo sfruttamento della prostituzione e il mercato, diciamo, delle sostanze stupefacenti, dello spaccio. Affronteremo inoltre il tema dello sfruttamento dell'accattonaggio e le possibili connessioni fra i proventi della tratta, dello sfruttamento e il riciclaggio di denaro. Cercheremo inoltre di affrontare anche il tema dell'utilizzo dei beni confiscati alle mafie, alle organizzazioni criminali, in particolare appunto rispetto alle organizzazioni che dedite, diciamo, appunto alla tratta e allo sfruttamento. Sarà, o speriamo, insomma, che sia un'occasione preziosa di confronto, e quindi rinnoviamo l'invito. Io per adesso mi fermo qui e vi ringrazio di nuovo per lo spazio. Bene, bene, grazie a lei, grazie a Consuelo Bianchelli. L'unica cosa, chiedevo eventualmente se magari volete segnalare in chat le modalità per poter eventualmente seguire il webinar. Ho capito che si trova uno, quello precedente si trova sullo sportello sociale del Comune di Bologna, non so su questo qui come si fa a segnarsi, a partecipare. Buongiorno. Stefano vuole intervenire, prego. Ci sono un operatore della comunità Papa Giovanni XXIII. Un breve accenno sul webinar che è già andato in onda e che si reperisce facilmente online. Noi ci siamo concentrati principalmente sugli stati di salute e di malattie delle vittime di tratta. Quindi, come diceva la dottoressa Silvia Lolli, coinvolgendo l'antropologa dell'Università di Bologna, la professoressa Marabello, e la psichiatra dell'ASL di Bologna, la dottoressa Nolet, si è indagato il pluralismo medico e quindi le differenti concezioni della cura e della malattia in contesti multiculturali come quelli che stiamo vivendo. È stato solo una breve introduzione perché l'argomento è ampio, è complesso, però è stato un avvio delle riflessioni sul tema. Grazie. Bene, grazie a lei, grazie dell'informazione. A questo punto io vedo la telecamera accesa, Aspgea, c'è qualcuno che vuole intervenire? Sì, sono io, Presidente, sono Monica Brandoli. Ah sì, è vero, oddio, non la riconoscevo, Monica. Meglio così, prego. Ogni tanto è meglio così. No, ma sta bene, per carità, prego. Buongiorno a tutti. Intanto grazie per questa opportunità, perché mi consente di dire quello che stiamo facendo rispetto alle donne senza dimora, che certamente è un tema apparentemente minoritario, e di fatto lo è, ma che rischia di essere però eccessivamente sottovalutato. Sappiamo bene quanto le donne in strada rischino le situazioni di violenza e quanto rischiano la prostituzione, in particolare se sono anche consumatrici di sostanze. Inoltre stiamo registrando all'interno delle nostre strutture di accoglienza, che non sono strutture dedicate alle vittime di tratta, persone che essendo in strada scopriamo man mano nell'accoglienza che sono persone verosimilmente trattate, e ovviamente ci raccordiamo immediatamente con le associazioni, con le organizzazioni, ma anche con il servizio della dottoressa Lolli per intervenire in merito. Resta che sul tema delle donne in strada c'è una fragilità proprio nostra, del sistema dei servizi,
perché è chiaro che lo stile di vita delle persone in strada comporta un comportamento che spesso è poco confacente alla riservatezza che invece alcune strutture di accoglienza e le modalità che alcune strutture di accoglienza necessariamente devono adottare per chi subisce violenza in particolare. E quindi grazie alla Cooperativa Dolce e a Mondo Donna stiamo facendo un'azione dedicata con un progetto che si chiama Shelter, o meglio She Elter, quindi cercando di giocare sul termine inglese dormitorio e lei, e quindi al femminile, con un progetto che vada proprio a formare gli operatori del nostro sistema di servizi, che sono operatori che normalmente non trattano in modo specifico le donne trattate o con problemi di prostituzione o con problemi di violenza, ma che andrà anche a organizzare dei moduli di accoglienza dedicati. E la presenza delle persone in strada, come già in alcune occasioni di commissione consiliare è stato evidenziato, è un fenomeno che oscilla tra il 10 e il 15% delle presenze. In questo momento abbiamo un'ottantina di persone nelle nostre strutture, che in termini relativi è minoritario, ma in termini assoluti invece è un numero consistente, perché le donne in strada hanno problematiche molto gravi, soprattutto con un vissuto drammatico rispetto al senso di colpa per trovarsi in una condizione così degradata, e soprattutto rispetto all'aver abbandonato o essere stati abbandonati dalle famiglie di origine o dalle famiglie acquisite, e all'abbandono dei figli. Dobbiamo sempre ricordarci che, nonostante siamo nel 2021 e in un paese occidentale, comunque per le donne il vissuto di essere le persone che devono essere quelle all'interno delle famiglie a governare le situazioni familiari resta un vissuto molto presente, e a parità di condizioni tra un uomo in strada e una donna in strada, la donna ha un vissuto di colpa e di abbandono molto più forte, molto più profondo. Poi, se ci sono domande, ovviamente io e la dottoressa Nicolini siamo qua. Grazie. Grazie a lei, grazie dottoressa Brandoli. Se nessun altro vuole aggiungere nulla rispetto alla volta scorsa, grazie alla dottoressa Lolli, vedo che ha postato il link, le informazioni e i link per seguire il 12 aprile il webinar citato, del quale abbiamo appena parlato. Grazie. A questo punto riapro il dibattito. Chiedo ai consiglieri di segnarsi in chat se qualcuno vuole intervenire. Per ora non ho nessun intervento. Attendo ancora un attimo. Sara Candura, vedo che ha alzato la mano. Sì, prego. No, scusi, buongiorno a tutti. No, ci mancherebbe. Buongiorno a tutti. Io in realtà volevo un attimino collegarmi alla dottoressa Brandoli. Io sono Sara Candura, ASP Protezioni Internazionali. Semplicemente per dire che anche sul servizio Protezioni Internazionali c'è diciamo un osservatorio vasto di questo del fenomeno legato alla tratta, allo sfruttamento. In particolare c'è un progetto sperimentale dal 2019 all'interno dell'accoglienza SAI, dedicato proprio insieme all'associazione Mondo Donna alle donne vittime di tratta, dove è possibile lavorare
in maniera mirata e intensiva sulla riacquisizione delle competenze appunto da parte della donna trafficata. Si tratta di una struttura di accoglienza residenziale dedicata a 8 donne solo vittime di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale, e permette loro di offrire un servizio con competenze specialistiche per l'accompagnamento alla fuoriuscita dal circuito di sfruttamento, ma allo stesso tempo dare loro la possibilità di sperimentarsi in percorsi di autonomia, che sia appunto la possibilità di ampliare l'offerta formativa e lavorativa, dare la possibilità di avere anche dei pocket money, quindi non reperire denaro da attività eventualmente illecite. C'è un forte lavoro con l'equipe appunto della struttura e con il servizio sociale di protezione internazionali rispetto anche al lavoro sul corpo della donna. Quindi si prevede una presa in carico non solo educativa, ma anche e soprattutto sanitaria, quindi in particolare ginecologica, interventi anche di prevenzioni, diagnosi e cura di malattie infettive, appunto il percorso educativo strutturato anche non solo con colloqui individuali con la persona, ma anche appunto con lavori di gruppo per, diciamo, intensificare e ricostruire un po' l'identità della donna, appunto attraverso gruppi di sostegno, laboratori, attività di socializzazione. Oltre al progetto appunto di accoglienza, che appunto si chiama Casa Arenaria, all'interno del SAI abbiamo attualmente 4 donne titolari di permesso di soggiorno per articolo 18. In realtà all'interno di protezioni internazionali ovviamente non c'è solo accoglienza SAI, ma c'è anche uno sportello a libero accesso dove orientativamente da gennaio ad oggi si sono rivolte circa 30 donne nigeriane che presumibilmente sono legate a giri di tratta e sfruttamento, ma che di fatto hanno aderito ad altri tipi di percorsi, e quindi su questo non abbiamo un dato certo, ma stiamo cercando di approfondire attraverso l'aggancio anche questo tipo di aspetto. Una cosa che probabilmente può essere interessante rispetto appunto all'osservatorio che abbiamo modo un attimino di vedere rispetto al flusso che attualmente c'è sul nostro territorio, c'è un flusso anomalo di nuclei nigeriani provenienti dalla Germania, dove le donne che questa volta si trovano accompagnate quindi da uomini, da compagni o da mariti, hanno sicuramente avuto dei trascorsi in giri di tratta e prostituzione, e che, ripeto, ad oggi stiamo attenzionando maggiormente perché c'è un ritorno sul nostro territorio e appunto è un flusso molto anomalo, perché da gennaio ad oggi è veramente insomma esponenziale, quindi stiamo attenzionando con più attenzione questo flusso anomalo di nuclei. Grazie. Grazie a lei, grazie a Sandra Candura per le ulteriori informazioni. A questo punto vedo che alcuni colleghi consiglieri si sono segnati in chat per intervenire, li ringrazio e do la parola per primo al consigliere De Biase. Prego, consigliere, lei la parola. Grazie, grazie Presidente. Anch'io mi associo ai ringraziamenti soprattutto nei confronti della consigliera Giulia Di Girolamo, che ha portato avanti in questo mandato tutte le attività per far emergere e contrastare appunto il fenomeno dello sfruttamento, del contrasto allo sfruttamento della prostituzione. Ricordo che anche come Consiglio Comunale negli anni passati abbiamo votato un paio di ordini del giorno, presentati anche dal sottoscritto, che andavano nella direzione proprio di cercare di fare di tutto e di mettere in rete tutte le forze presenti sul territorio al fine di contrastare lo sfruttamento della prostituzione.
lo sfruttamento che si vede che colpisce sempre le persone più deboli, quindi le donne soprattutto, le donne immigrate. E quindi la ringrazio di cuore e anche del lavoro che si sta facendo in collaborazione soprattutto con anche l'associazione Papa Giovanni XXIII relativa anche al racket che c'è dietro alle persone questuanti. Volevo fare una domanda relativamente a questo periodo di lockdown. Non so se anche la volta scorsa se n'era parlato, me ne scuso, forse non l'avrò ascoltato se è stato detto, però in questo periodo di lockdown dove sostanzialmente chiusi in casa la gente non poteva uscire, quindi anche dal punto di vista della prostituzione ci saranno state delle modifiche, cioè a livello di gestione del fenomeno dello sfruttamento della prostituzione stessa. Volevo sapere se c'erano dei dati relativi a questo mutamento dovuto all'implementazione delle norme anti-Covid che impediscono tuttora la circolazione delle persone in orari notturni e quindi con conseguente implicazioni sulla prostituzione. Volevo sapere se c'erano dei dati, com'erano, se era cambiato, se erano cambiate le modalità e l'impatto che aveva su queste schiave del sesso e anche se ci sono state delle ripercussioni anche sul racket della Questo. Grazie. Grazie a lei, consigliere De Biase. Consigliere Piazza, prego, a lei la parola, dopodiché si è iscritta la consigliera Santi Casali. Prego, consigliere Piazza. Sì, grazie Presidente, buongiorno a tutti. Ovviamente mi associo anch'io ai ringraziamenti per il grande lavoro che è stato fatto. Quindi avevo qualche domanda per capire un po' meglio. In particolare volevo chiedere a voi che avete il polso del territorio, quindi il vostro punto di vista sull'impatto che hanno avuto quelle importanti operazioni di polizia che sono state molto opportunamente ricordate in apertura dalla consigliera Di Girolamo nel luglio 2019, in particolare ricordo l'operazione Burning Flame che poi ebbe degli strascichi di prosecuzioni anche nei mesi successivi portando a numerosi arresti e venne definito come lo smantellamento di un importante clan mafioso nigeriano che era dedito sia alla prostituzione ma anche a una serie di altre attività illecite come droga eccetera. E vorrei capire a due anni, cioè quasi due anni di distanza da quelle operazioni, qual è stato, se avete notato dal vostro punto di vista, diciamo che al polso proprio reale, poi degli effetti pratici sulla strada della situazione, qual è stato l'impatto di queste operazioni. E la seconda domanda, oggi avete giustamente citato anche i dati sullo sfruttamento lavorativo, fenomeno effettivamente a mio avviso emergente, però vorrei poi appunto avere un vostro confronto anche con voi. Vorrei capire anche come avviene a livello pratico il contatto con le persone vittime di questo tipo di sfruttamento. Ho capito che sono circa una decina le persone che in questo momento sono in fase di recupero per questo tipo di sfruttamento. E, un po' qualche approfondimento sulla dimensione di questo fenomeno, anche in chiave evolutiva futura, secondo voi quali sono le prospettive? E anche come contrastarlo, insomma, suggerimenti su questo. Poi è stato dato un dato, ultima domanda, l'unica cosa, questo mi scuso, è sfuggito a me, un 40 milioni di persone coinvolte nella prostituzione, di cui una buona percentuale minorenni, mi è sfuggito la dimensione del dato, cioè se è su scala europea o che scala è. Ecco. Grazie ancora a tutti per le presentazioni, il lavoro svolto e mi metto in ascolto delle risposte, grazie. Grazie a lei, consigliere Piazza. Prima delle risposte proseguiamo con gli interventi. Consigliera Santi Casali, prego, a lei la parola. Consigliera, il microfono spento.
grazie, prego, ecco. Intanto spengo, saluto tutti, spengo la telecamera e poi spiego la mia situazione. Grazie. No, dunque, mi scuso se la spengo sperando che sia migliore il collegamento, anche perché io sono in Appennino, fuggita da casa per via di un figlio in quarantena. Quindi mi scuso per il collegamento, sono regolare a casa mia, in provincia, quindi tutto regolare, ma non sono a casa mia, a Bologna. Mi scuso anche perché ovviamente io non ho con me gli appunti della seduta scorsa, quindi perché voglio invece fare riferimento ad alcune cose sentite l'altra volta, estremamente interessanti, quindi andrò solo sulla mia memoria, per cui vi prego, senza alcuno scrupolo, se confondo persone, confondo cose e dico sciocchezze, interrompetemi, mi fate una cortesia perché mi risparmiate magari una figura peggiore di quella che faccio da sola se mi confondo, data anche la mia età ormai avanzata. Consigliera, scusi, se vuole faccio, sì. Faccio l'invio, il verbale eventualmente. No, quello me lo sono vuole. Fatto inviare. Ah, no, bene, il verbale grazie. Me lo sono già fatto inviare perché, per almeno avere uno, però c'erano alcune esperienze raccontate dalle associazioni che mi sono sembrate su cui vorrei fermarmi un attimo per partire da lì e fare forse due considerazioni più generali. Intanto, vabbè, sarà scontato, ma anch'io voglio ringraziare la collega Di Girolamo perché il lavoro che ha fatto in questi anni è stato veramente anche insolito, mi viene da dire, per la vastità e la concretezza che lo ha caratterizzato. Aggiungo, e anche per la gratuità con cui si è impegnata, che scusate, ma non mi sembra cosa da poco. Ringrazio lei, naturalmente, tutti quelli che hanno collaborato con lei per questi risultati, che sono interessantissimi, devo dire, veramente interessantissimi. Dunque, dico qualche cosa a spot, chiedendo ancora pietà se pasticcio. Parto da qua. Dal fatto che alla fine mi sembra di capire che tutto sommato i numeri di chi esce da questa schiavitù siano bassi. Perché se diciamo in percentuale rispetto a quanti si rivolgono, eccetera, ma se non diciamo in percentuale sui numeri rispetto ai numeri di chi è in questa condizione, sono bassi. E su questo forse ci si deve interrogare. La domanda che mi faccio io, non è detto che sia condivisa, anzi penso che non lo sia, è che forse filosoficamente tendono le istituzioni a pensare alla riduzione del danno anziché alla... Cioè quando parlano di presa in carico, prima parla di riduzione del danno, soprattutto sanitario, soprattutto e anche pensando ai clienti, come ho sentito dire l'altra volta, e dopo, se si può, all'uscita. Io penso che invece dovrebbe essere l'inverso, cioè intanto pensare che sono schiave, che devono uscire, o se non l'inverso, e contemporaneamente, ma non dopo. E in questo senso parto dalla Papa Giovanni, perché lì si capisce in quel racconto la difficoltà e la necessità di personalizzazione di ogni percorso. Cioè queste donne, ecco, premessa, parliamo di donne perché alla fine finalmente poi è venuto fuori che si parla sostanzialmente di donne ridotte in schiavitù, poi parlerò dei minori. Sono donne che vanno prese e presa tutta la loro vita e cambiata tutta la loro vita, con un tempo lungo, con una dedizione fatta proprio di familiarità, di non abbandono mai, ed è lungo, difficile, fatto anche di burocrazia, di nascondimento, di è un lavoro imponente, che secondo me, per quello che in questi anni, nei quali un pochino ho cercato di capire di più, senza questo tipo di impostazione di fondo, diciamo così asetticamente, difficilmente si può avere un risultato.
significa? Qual è la differenza fra pensare di fare una riduzione del danno e pensare invece che quella è una vita? Ce lo spiega, secondo me, se non sbaglio anche lì, quando la cooperativa Dolce ci dice che coi minori c'è da fare un lavoro difficile sulla consapevolezza di cos'è essere vittima. E questo vale per tutte quelle che sono in queste, naturalmente di più per bambini e per ragazzini, ovvio, ma vale culturalmente in assoluto per questa condizione. Cioè chi studia, anzi soprattutto chi racconta con una acquisita consapevolezza che cos'è lo stare in prostituzione, ci racconta, io penso a Rachel Moran e alle sopravvissute come lei, ci racconta come la consapevolezza di essere vittima, di essere corpo usato e stuprato, non è scontata e anzi ha bisogno di un percorso difficilissimo di autoanalisi aiutata e di liberazione personale. E qui viene la distonia fra quando parliamo di scelte o di è invece quello che è veramente una consapevolezza personale. A me ha colpito moltissimo in senso positivo questo lavoro della Dolce. E ripeto, interrompetemi se sono confusa perché davvero sto andando sulla mia memoria. Perché si arriva da mondi diversi, da mondi lontani, da davvero da retroterra culturali e personali che noi facciamo che abbiamo difficoltà di immaginare, che per noi sono difficili da immaginare. Anche se sono vicini a noi, non è detto che siano lontani solo geograficamente, possono essere anche lontani esistenzialmente da noi che ci stiamo parlando qui. E su questo mi è sembrato importantissimo, anche qui, a memoria. Se non ricordo male, la rappresentante di Mondo Donna, io questo nel verbale non l'ho trovato, devo dire, ho trovato solo un'edizione generica su sperimentazioni. Mi pare si trattasse di una sperimentazione sul corpo, di un lavoro sul corpo che parte da lontano ma che arriva a lavorare sul corpo. Questo per chi purtroppo, perché il tema della schiavitù non è, a mio parere, so che non è condiviso, nella tratta. Il tema della schiavitù è che un corpo non può essere un posto di lavoro. Un corpo non è il corpo di una donna, un corpo non può essere un posto di lavoro. Non è è un bene invendibile un corpo. E da qui è importantissimo questo lavoro di consapevolezza sul corpo, molto molto importante, l'ho apprezzato veramente molto. Voglio finire in questo modo. Io non ho sentito parlare mai di come fanno lo dico male, lo dico un po' come con un termine bolognese, ma gli omarini che vanno con queste donne, con queste ragazze, con queste bambine, con queste, le parliamo di loro o ne parliamo solo ragionando sulla necessità di tutelarli sanitariamente, come sarebbe stato nei bordelli, no? Sarebbe stato come è nei bordelli, cioè, come dire, attraverso un controllo delle donne che loro usano. Ma perché non parliamo
un po' di più di quello che c'è da fare sulle donne, sugli uomini. Uomini, io faccio fatica a chiamarli uomini, per l'idea che ho io degli uomini, che per quelli che sono vicini a me e per quelli che, e per come vorrei che fossero. Però questo tema manca completamente questo tema in tutta la discussione. La responsabilità e l'alterazione della consapevolezza di che cos'è una relazione anche sessuale. Il sesso è una relazione e i corpi non si comprano. Allora, se manca tutto questo pensiero sugli uomini, non arriviamo a far uscire ad aiutare veramente concretamente queste donne, perché manca il pezzo di chi le usa, e che è un pezzo che la società accetta, perché la società accetta non ovunque allo stesso modo, e allora è lì è un tema antropologico, culturale, ma è un tema anche politico su cui invece non ci interroghiamo assolutamente, se non così ma non in modo reale, in modo profondo e in modo davvero utile. Scusate, però ho voluto, capisco anche che può sembrare brutale questo mio ragionamento, ma io di questo non sento proprio parlare. Allora, è una suggestione, pensiamoci tutti su a questo, pensiamoci tutti su. Noi diamo per scontato che ci siano uomini che ritengono che i corpi delle donne siano luoghi di lavoro, come un tornio, un motore di una macchina. Quindi questo, se non si mette dentro anche questo, forse anche se non si parte anche da questo, non si arriva, secondo me, al punto. Grazie. Grazie a lei, consigliera Santi. Ringraziamo intanto l'assessora Zaccaria che si è scollegata perché ha dovuto collegarsi comunque con la giunta. Prossimo intervento richiesto, consigliera Scarano. Prego, consigliera. Sì, grazie Presidente. Anche io mi unisco ai ringraziamenti alla consigliera proponente che in questo mandato si è prodigata a mantenere alta l'attenzione su queste tematiche, come del resto comunque era stato già fatto nel precedente mandato. Chiedo cortesemente se alcuni dati che ci sono stati forniti poi possono essere divulgati. Ho ascoltato gli interventi che mi hanno preceduto. Io volevo porre solo una questione che spesso mi viene riportata da alcuni cittadini proprio in questo periodo, relativamente proprio al fenomeno della prostituzione nella nostra città prevalentemente, perché discutiamo anche di come viene affrontata, delle misure messe in campo dal Comune di Bologna, gli interventi che ovviamente in quest'ultimo anno sono cambiati e sono anche stati limitati. Sappiamo bene la motivazione, perché ricordo benissimo quando veniva anche il dottor Cocchianella e altri dirigenti del settore a parlare di quelli che erano proprio gli interventi su strada fatti per mano del comune e poi supportati anche dal prezioso associazionismo che abbiamo in città. Però ponevo la questione, forse è una questione che può sembrare di poco conto, però siccome ne stiamo parlando, per esempio ho ricevuto tantissime segnalazioni proprio in questi ultimi mesi relativamente ad alcune zone della città dove in questo periodo, nonostante
ci sia una pandemia, nonostante ci sia una zona rossa che impone pesanti limitazioni a tutti i cittadini e richiede anche dei controlli per garantire che queste limitazioni, queste regole siano rispettate, continuano sulle nostre strade comunque a esserci fenomeni non solo serali ma anche proprio diurni di prostituzione. Proprio una delle zone che più spesso mi viene segnalata per la cospicua presenza di signorine, lì comunque persiste un racket perché ci sono anche tutti i magnacci su quella zona. Penso che ne abbiamo parlato molte volte, proprio la zona relativa al quartiere Borgoreno e adiacente a Villa Palladicini. Cioè, molti cittadini mi hanno detto che siccome proprio lì c'è una postazione in questi mesi, in queste settimane, per controllare le persone che transitano in macchina e per verificare che gli spostamenti siano conformi alle regole imposte dall'ultimo DPCM, i cittadini notano che a distanza di poche decine di metri comunque ci sono signorine che si prostituiscono, ci sono clienti che si fermano e probabilmente sappiamo che in quella zona poi ci sono tutte delle strade che meno trafficate, meno frequentate, e quindi alla luce del giorno, in piena pandemia, laddove i cittadini vengono controllati e spesso anche sanzionati, esula da quello casa lavoro, casa supermercato nelle vicinanze, continua imperterrito alla luce del sole il fenomeno della prostituzione. E ho citato la zona di Villa Pallavicini proprio perché spesso lì quotidianamente c'è una pattuglia di polizia locale, ma anche di polizia stradale, che controlla, appunto, essendo una zona trafficata di grande transito, anche in questo periodo, che fa dei controlli a campione sui cittadini. E proprio lì, in prossimità di questo blocco, appunto, della polizia, i cittadini hanno notato che in pieno giorno permane ancora questo triste fenomeno del quale stiamo discutendo sotto altre angolazioni, perché stiamo affrontando anche altre tematiche. Però comunque ci tenevo a sottolineare questa cosa proprio perché fa veramente effetto, fa tristezza, desta ancora maggiore preoccupazione notare come, nonostante il periodo per certi versi anche drammatico, certi fenomeni non si siano arrestati. Quindi i magnacci probabilmente impongono a queste ragazze di continuare a prostituirsi, perché sicuramente c'è un business dietro che può subire una diminuzione, ma non può assolutamente arrestarsi. E mi piacerebbe capire anche se su questa cosa ci sono degli interventi anche delle istituzioni, perché comunque è deplorevole anche che le stesse, in una situazione in cui bisognerebbe a maggior ragione essere maggiormente attenti, siano costretti in questo vortice infernale nel quale probabilmente sono state portate in Italia e sono costrette a vivere. Quindi ne approfitto proprio della commissione odierna, per, visto che ci sono delle persone che hanno più potere istituzionale e politico della sottoscritta, per evidenziare che nonostante siamo in piena pandemia e nonostante siamo in una zona rossa che impone limitazioni a tutti, sulle nostre strade ancora il fenomeno della prostituzione vige, continua imperterrito, con tutte le conseguenze anche aggravate non solo per il fenomeno stesso ma anche da questa situazione. E poi volevo sollevare una questione della quale talvolta spesso non si discute, ma che forse anche in parte conseguenza di questo ultimo anno e dell'uso sempre più snervante e frequente. Quindi ho evidenziato l'aspetto positivo e negativo della rete.
perché quando si parla di prostituzione, secondo me bisognerebbe di prostituzione, ma anche tramite reti, anche proprio tramite racket, bisognerebbe anche destare molta attenzione a tutte quelle donne e ragazze che non lo fanno di spontanea volontà, ma che rientrano in dei circoli e in delle strutture organizzate che, al pari di costrizioni sulla strada, sono altresì costrette a prostituirsi sul web. Apro quindi un altro mondo con delle sfaccettature e probabilmente delle dinamiche diverse e anche degli interventi che devono essere diversi e mirati alla casistica in questione. Però ci tengo proprio a sottolineare che sempre di prostituzione trattasi, che è in grande aumento, che anche questa appunto vede non solo ragazze consenzienti, perché spesso si parla di ragazzine che per arrotondare usano il web. No, in questo caso io sto parlando proprio di racket che, anziché utilizzare la strada, utilizzano anche il web, che si sono anche loro talmente evoluti che hanno fatto anche della rete un mezzo per poter appunto sfruttare giovani ragazze in prevalenza straniere. Anche su questo aspetto, secondo me, sarebbe interessante avere anche probabilmente un punto di vista della polizia postale o degli ospiti competenti, però penso che anche questo non sia da trascurare. Quindi, Presidente, faccio carico a lei con la mia segnalazione in zona Borgoreno, di appunto una prostituzione ancora molto viva, pure in questo periodo, pure in pieno giorno, se vuole farsi portavoce, casomai a chi di competenza per una segnalazione ed eventuali interventi in merito. Grazie. Grazie a lei, consigliere Scarano. Chiedo se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire, perché aveva chiesto la parola la consigliera Montera, ma mi ha scritto che poi interverrà per le conclusioni, se ho ben compreso, in maniera che poi faccio intervenire successivamente per le risposte gli ospiti, i relatori e Lisa Benincasa, che in particolare ha chiesto la parola, della Casa delle Donne. Intanto però chiedo se c'è qualche altro consigliere che vuole intervenire con delle domande o con qualche altro appunto in particolare. Se non c'è nessuno, io faccio solo una domanda io a questo punto alla dottoressa Lolli. Io l'altra volta non ricordo bene se mi pare non l'avessi chiesto. La dottoressa Lolli, tanto ringrazio tutti ovviamente, faccio complimenti per il lavoro molto dettagliato, tra l'altro, oltre che importante su questo tema, fatto da tutti, associazioni, comune, ASP e dalla consigliera Di Girolamo e i suoi collaboratori in questo caso. La dottoressa Lolli aveva fatto presente che c'è una forte collaborazione, perché c'è un forte lavoro di squadra, no? Come aveva ben precisato, con ASP, prefettura, protezione internazionale, forze dell'ordine, polizia di Stato, arma dei carabinieri, azienda ASL, mi pare di aver compreso, enti di formazione, poi ce l'hanno insomma spiegato anche oggi con la presentazione anche di alcuni webinar. Più o meno è stato chiarito un po' quali sono i tipi di interventi di tutti, ovviamente in sintesi, perché in un'udienza, in una seduta di udienza conoscitiva come questa, che dura quel che dura, ovviamente non si può andare nello specifico e nei dettagli, che sono molti, perché il lavoro abbiamo compreso che insomma è abbastanza imponente. Io dicevo, se per esempio per quanto riguarda la parte sanitaria, avevano parlato anche di prevenzione dei rischi, no?
mi pare, ora non ricordo chi è nello specifico che ne aveva parlato, comunque c'era stato un intervento anche in questo. L'associazione MIT e l'associazione IELI. Esatto, grazie, grazie, no? Perché stavo provando a ricordare, ma anch'io non ritrovavo ora gli appunti nello specifico. Allora, dicevo, chiedevo, giusto perché ovviamente non possiamo entrare nel merito di tutto, ma per quanto riguarda la parte sanitaria, quindi l'azienda sanitaria locale in questo caso credo intervengano, quali sono i punti di riferimento? Mi ricordo che non c'era, forse avevo già fatto la domanda alla dottoressa Lolli che mi aveva detto che non c'era un protocollo specifico, chiedevo soltanto conferma di questa cosa. Ecco, questa era la mia domanda. Poi, se nessun altro vuole intervenire, io a questo punto per le risposte dovrei dare la parola ad alcuni di voi. Più di uno mi pare, perché ha fatto delle domande. Intanto il consigliere Piazza sull'evoluzione e le prospettive del fenomeno. Avevo visto però che aveva chiesto di intervenire per la Casa delle Donne, la Lisa Benincasa, in corso di dibattito, quindi forse c'era qualcosa di particolare che voleva dire, quindi chiederei a Lisa Benincasa di intervenire per prima e poi successivamente. Vi do la parola un po' ai vari interlocutori per le varie risposte alle varie domande, sia di Piazza, Santi Casali e anche Scarano. Poi dopo chiuderemo ovviamente alle 11:30. Abbiamo ancora insomma, diciamo un po' meno di un'oretta per eventualmente poi fare anche successivamente le conclusioni da parte della prima firmataria dell'udienza conoscitiva. Lisa Benincasa, prego, a lei la parola. Sì, grazie, buongiorno a tutti e a tutte. Guardi, chiedo scusa perché volevo inserirmi prima, in realtà per fare un piccolo intervento e aggiungere qualcosa rispetto a quello che era stato detto la volta scorsa dal signor Taviano, però in realtà mi sono aggiunta dopo durante il dibattito. Comunque volevo fare questa piccola aggiunta. Tra le attività di contrasto alla tratta e allo sfruttamento c'è il lavoro di protezione e di inserimento sociale con le donne. In modo complementare c'è anche un'azione di lotta alla criminalità. Quest'ultima azione avviene tramite una costante collaborazione con le forze dell'ordine con cui lavoriamo da anni. A tal proposito, volevamo oggi condividere con voi due situazioni che si sono verificate nel corso degli ultimi 2 anni, l'ultima proprio di recente, e che per noi rappresentano delle azioni di contrasto alla tratta rese efficaci proprio grazie alla buona collaborazione con la rete. Nello specifico, il primo caso si riferisce all'accoglienza di 3 donne nigeriane sfruttate dalla stessa rete criminale, che sono state accolte presso la nostra associazione. Grazie alla loro testimonianza e collaborazione si è dato avvio a un'importante indagine sul territorio, resa possibile anche grazie alla costruzione, ma soprattutto grazie alla costruzione di un rapporto di fiducia sia con le operatrici di Casa delle Donne, ma anche con il personale della squadra mobile di Bologna, che ha posto come priorità la sicurezza e la serenità delle donne durante la fase di denuncia e anche dei passaggi processuali. Per esempio, durante l'udienza in tribunale sono stati presi per loro diversi accorgimenti che erano fatti sentire al sicuro, come per esempio collocarle in una stanza ad accesso controllato, in attesa di essere ascoltate. In questo modo non hanno dovuto incontrare gli sfruttatori, anche loro presenti in tribunale durante la fase processuale. È stato scelto personale femminile da parte della squadra mobile per affiancarle durante la giornata, questo le ha fatte sentire maggiormente a loro agio. E questo è il primo esempio che volevamo portarvi. Recentemente invece abbiamo accolto una donna serba, l'abbiamo ospitata presso il nostro alloggio di transizione che attualmente, come ha spiegato Silvia Taviano la scorsa volta, è utilizzato per l'isolamento fiduciario prima dell'ingresso in casa rifugio. Questa donna è stata localizzata dalla sua rete di sfruttamento attraverso il pedinamento di noi operatrici. E ovviamente questo ha causato un aumento del rischio per lei e per le operatrici stesse e ha inoltre messo a repentaglio la possibilità di utilizzare l'alloggio nei mesi successivi.
Per cui ecco, in questo caso l'intervento della squadra mobile ha permesso di mettere immediatamente la donna in sicurezza spostandola su un altro territorio. È stata scortata e quindi ha reso il tutto molto più sicuro. Sono stati fatti anche degli accertamenti rispetto alle persone che vivono nei pressi del nostro alloggio, rendendo anche in futuro l'ospitalità delle prossime donne, insomma, più monitorata e sicura. Quindi, per la buona riuscita dei percorsi, riteniamo fondamentale che i vari attori in rete dialoghino al fine di portare avanti interventi omogenei dal punto di vista dell'ascolto e dell'accoglienza nei confronti delle donne che affrontano un percorso di protezione sociale. Riteniamo che ai fini della lotta alla criminalità organizzata sia fondamentale uno stretto lavoro di rete tra gli enti antitratta, le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria. E poi, insomma, per concludere, quello che è già stato detto ampiamente dai miei colleghi, un piccolo passo di collaborazione sarà anche il webinar con Stefano Orsi della Procura Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, con cui si dialogherà su reti di sfruttamento e criminalità organizzata, ma questo è già stato presentato. Quindi ecco, volevo solo aggiungere questo piccolo appunto. Ho concluso l'intervento, grazie. Grazie a lei, grazie a Lisa Benincasa, Casa delle Donne. Quindi a questo punto ci sono alcune domande del consigliere Piazza sull'evoluzione delle prospettive del fenomeno e poi aveva chiesto, mi pare, qualcos'altro. Chiedo chi risponde su questa, sulle domande del Posso iniziare consigliere io? Piazza. Dottoressa Lolli, certo, prego, dottoressa. D'accordo. Allora, posso iniziare io a rispondere ad alcune domande poste, poi ovviamente dopo lascerò anche parola ai referenti degli enti gestori perché potranno entrare con degli affondi specifici rispetto ad alcuni aspetti. Allora, mi collego parto dalla domanda del consigliere De Biase, collegandomi anche a quella della consigliera Santi Casali. Perché rispetto alle attività che svolgiamo in strada. Allora, come avevo già anticipato la volta precedente, noi abbiamo due macro interventi. Uno sono le azioni di prevenzione sociosanitaria, l'altro sono le azioni rivolte a tutelare le vittime o le potenziali vittime di grave sfruttamento e tratta. Per vari fini. E, rispetto a quanto diceva, parto da una delle ultime domande, la consigliera Santi Casali evidenziava il bisogno di agire su questo secondo blocco di azioni. E, intanto magari le do un dato tecnico che può far capire il peso che hanno le due diverse azioni. E, quelle di prevenzione sociosanitaria prevedono uno stanziamento di risorse regionali e in parte anche comunali, che si attesta su poco più di 50.000 euro annui. Quella invece di intervento rivolta alle potenziali vittime e vittime di sfruttamento, più o meno si attesta sui 365.000 euro annui. Questo per farle capire magari anche l'entità del lavoro che c'è dietro. È vero che i numeri che lei sottolineava sulla fuoriuscita possono apparire non così grandi, ma il lavoro che ci sta dietro, a fronte anche dell'importo che c'è a disposizione, è estremamente ingente. Perché appunto parliamo comunque di 80 persone all'anno per le quali sono previsti interventi sia di immersione, quindi di collegamento con tutti gli attori del territorio con i quali riusciamo ad avere relazioni, quindi ovviamente con ASP Città di Bologna, con la Commissione Territoriale Richiedenti Asilo, con le forze dell'ordine e anche con
il tam-tam che può avvenire tra vittime, insomma, quindi tutta la parte di emersione, la parte di fuoriuscita, quindi il patto che viene stabilito con la persona che decide, perché parliamo di persone adulte, quindi la persona che decide di fuoriuscire da una condizione di sfruttamento, l'inizio della presa in carico e tutto il percorso di regolarizzazione e progressiva autonomia fino al raggiungimento dell'autonomia piena sul territorio, che ovviamente richiede tantissimo tempo e tantissime risorse, non solo economiche, proprio intendo risorse come di operatori, di lavoro che ci sta dietro. Sulla strada, ritorno un attimo, la prima parte di prevenzione sociosanitaria che noi svolgiamo è realizzata da due enti gestori, noi facciamo un bando una volta all'anno e negli ultimi anni i vincitori del bando pubblico sono l'associazione MIT in collaborazione con l'associazione Via Libera. Purtroppo l'anno scorso e quest'anno le attività in strada sono molto diminuite, ma sono diminuite perché ci sono stati mesi di lockdown dell'anno scorso del Covid e quest'anno in zona rossa noi abbiamo sospeso le uscite delle unità di strada. In zona arancione consentiamo le uscite soltanto il pomeriggio per attenerci ai DPCM e alle regole insomma impartite sul momento. Quindi purtroppo non abbiamo nell'ultimo periodo visibilità di quello che è il fenomeno e qua mi riporto alla consigliera Scarano che ci evidenziava Villa Pallavicini, è stato sempre un punto nevralgico e caldo rispetto al fenomeno. Noi siamo intervenuti anche con azioni in collaborazione con le forze dell'ordine, con la polizia municipale piuttosto che con i carabinieri o con la polizia di Stato. Oggi non usciamo, quindi noi non abbiamo contezza di quello che è il fenomeno in strada. Le presenze in strada comunque di persone che si prostituiscono sono calate moltissimo negli ultimi periodi, a parte in questo che appunto non abbiamo i dati, ma anche nei periodi in cui uscivamo, da 70-80 che potevano essere le presenze su strada sul territorio di Bologna e Zola Predosa, perché operiamo su questi due territori perché il comune di Zola contribuisce al progetto, e nell'ultimo anno e mezzo, due anni circa, stavano sulle 30-40 presenze in strada, e qui mi riferisco sia a donne che a transessuali, perché di queste persone si tratta. Ecco, sempre alla consigliera Scarano intendevo rispondere rispetto all'ultima osservazione che faceva, cioè a come il fenomeno si manifesti anche online. Sì, noi dal 2007, dentro questi progetti di prevenzione sociosanitaria, l'avevamo illustrato l'altra volta, abbiamo un'azione che è quella in strada e un'altra che è quella che noi definiamo prostituzione invisibile, che è proprio un'azione di analisi di quello che è il fenomeno, perché è in costante evoluzione ed è molto complesso da indagarsi, e strategie che sperimentiamo rispetto al contatto, e quindi per favorire un eventuale accesso ai servizi e, così come in strada, un eventuale collegamento ai servizi di fuoriuscita qualora le persone maturino questa volontà, perché appunto parlando di persone adulte abbiamo bisogno che loro maturino e accettino con consapevolezza la loro condizione, l'uscita dalla loro condizione, scusate. Mi ero appuntata, ecco, l'altro aspetto che era stato richiesto, sul quale erano state fatte domande, il Covid, il periodo Covid, sì, si è manifestato particolarmente complesso riprogrammare, reinventarsi le attività che noi svolgiamo. Allora, appunto, vi dicevo, partendo da quello che è l'attività di strada e di contatto delle persone al chiuso, abbiamo evidenziato, per esempio, che sul web ora le persone stanno vendendo prestazioni via web, non in presenza, perché non possono incontrarsi, quindi anche per rispettare magari le norme. E molte di queste persone che si prostituiscono hanno manifestato parecchi disagi economici. Quindi abbiamo l'anno scorso continuato insieme ai gestori a sostenere per quanto possibile anche
il sostentamento delle persone attraverso, per esempio, il progetto di Casa Zanardi, gli Empori Solidali, quindi abbiamo distribuito anche loro materiale. E la stessa collaborazione col progetto di Casa Zanardi è avvenuta anche per le persone vittime di sfruttamento, e quindi abbiamo organizzato delle distribuzioni di prodotti di prima necessità anche a loro. E come è cambiato rispetto al Covid, oltre a questo aspetto, ovviamente, ve lo dicevo prima, rispetto ai dati, abbiamo molta difficoltà a effettuare i tirocini, a facilitare il raggiungimento dell'autonomia delle persone, quindi si stanno allungando i percorsi che già si stavano rendendo più complessi a causa dei traumi molto forti che le persone portavano, soprattutto le persone che arrivavano con gli sbarchi passando dalla Libia. E non mi addentro rispetto a questo perché la complessità è veramente alta, e già con un tessuto economico che era un po' in affanno in questi anni, quindi non era così facile come, non so, 7-8 anni fa riuscivamo ad inserire con una velocità molto più rapida le persone in carico, quindi riuscivamo a trovarlo per loro casa lavoro, insomma, aiutarle a trovare casa e lavoro. E anni fa avevamo dei risultati di progetto dell'80%, 80-90% conclusi positivamente, oggi avete visto che i dati si sono ridotti, ma le condizioni sociali necessariamente hanno un'incidenza su questo. E lascerei la parola ai colleghi dei gestori, sia rispetto all'indagine che era stata evidenziata, sia rispetto all'attività sugli elemosinieri, perché anche questo è un pezzo di attività molto importante, e rispetto al progetto che è un'azione di sistema insieme a quella dell'accattonaggio, anche quella sullo sfruttamento lavorativo che può dar conto di quello che si è evidenziato fino ad oggi. Grazie, grazie. Prima di ringraziare la consigliera Di Girolamo insieme al dottor al tirocinante che la sta aiutando, il dottor Petrone, perché ci hanno dato un'opportunità di lavorare insieme e di dar visibilità di tutto quello che facciamo, veramente molto importante, quindi grazie. Grazie a lei, grazie dottoressa Lolli. Quindi a questo punto chi vuole il prossimo intervento? Posso intervenire io? Nicola Pirani. Sì, Nicola Pirani, prego, certo, prego, prego. Allora, parto dalla prima cosa che ho richiesto al consigliere Di Biase, che ha posto l'interrogativo su come era cambiata la prostituzione e l'accattonaggio durante il lockdown. Non so se l'avevo già detto anche l'altra volta, nel primo lockdown di marzo 2020, chiaramente sia prostituzione che accattonaggio nigeriano erano completamente scomparse, mentre era rimasto presente l'accattonaggio, diciamo, fatto dalle persone che provengono dai paesi dell'est, probabilmente perché questi, con quello che prendono a chiedere l'elemosina, ci mangiano, ecco, alla fine del giorno, era una condizione per loro necessaria. Mentre l'accattonaggio fatto dagli africani era completamente scomparso. Rispetto a questo, in autunno scorso c'è stato organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Bologna un interessante incontro in cui ho partecipato io come relatore, ma ha partecipato anche il dottor Stefano Orsi, e io ho posto questa questione perché ho detto: ma durante il lockdown l'accattonaggio di tipo africano era scomparso, poi dopo con l'allentamento del lockdown pian pianino è ricomparso, ma notiamo anche che raccolgono pochi soldi, quindi ci stiamo chiedendo cosa facciano veramente questi ragazzi africani sulle strade della città, e lui in diretta davanti a tutti ha risposto: fanno controllo del territorio. Questo lo dico per far capire che dietro il mondo dell'accattonaggio africano questo mondo è organizzato dai cult. I cult sono queste organizzazioni mafiose nigeriane, e quindi è un fenomeno che sono loro che decidono come muoverlo. In questo momento, rispetto a marzo dell'anno scorso, in questo momento è tollerato, quindi le forze dell'ordine non li mandano via, e quindi loro continuano
a chiedere, a fare questo in città. Idem per la prostituzione. Noi abbiamo interrotto le nostre unità di strada per due motivi principali. Primo, perché stare in tanti su una macchina aumenta il rischio di contagio. Secondo, alle 10 di sera non si può più uscire. Però è chiaro che noi per i nostri spostamenti di lavoro ci muoviamo nelle arterie cittadine. Quindi, come diceva prima l'altra consigliera, le vediamo anche noi, le ragazze che ci sono in strada. È vero, sono in un numero molto minore, ma ci sono. Oltre a Borgo Panigale si trovano anche in zona fiera, nei camper. Quindi è facile vederle. È chiaro che è molto diminuita, come diceva Silvia Lolli, si è spostata una parte sul web. Per la parte africana sembra che sia più il racket cerca un cioè le sfrutta in casa le ragazze nigeriane con clienti africani, quindi sembra che sia un po' così. Un'altra cosa che abbiamo notato e che sarà da verificare è che c'è stato un aumento di arresti di donne nigeriane che si prostituivano per spaccio di droga. Quindi stiamo cercando di verificare se queste poverette, visto che non possono guadagnare prostituendosi, vengono utilizzate per, come fattorini per spostare dei carichi di droga. Però questa è un'ipotesi che è ancora da verificare. Il consigliere prima aveva chiesto anche che impatto aveva avuto l'operazione Burning Flame di polizia. Noi non ne vediamo i risultati immediatamente, anche perché quell'operazione lì era proprio contro un clan di mafia nigeriana. Noi occupandoci soprattutto di prostituzione, la prostituzione non è gestita dai cult, è gestita dalle madam, che come dicevo ogni tanto sono due mondi che entrano in contatto, ma per il momento sono ancora due mondi separati, quindi noi non riusciamo a vedere sulle nostre strade i risultati di queste indagini. Come dicevo prima, i cult però gestiscono l'accattonaggio, quindi bisognerebbe fare dei paragoni di quanto sono aumentati o diminuiti il numero delle presenze di persone che fanno accattonaggio africane nel momento in cui è stata fatta l'indagine, ma è una cosa che non abbiamo ancora confrontato. Rispetto al quesito che era stato posto, che sono poche le ragazze che escono, in realtà non è vero che sono poche, perché Bologna è la città che credo fa più prese in carico in tutta Italia di donne vittime di tratta. È molto difficile riuscire a togliere una donna dal racket. Perché? Perché i racket sono molto potenti. Le donne sono state fregate tante volte e quindi fanno molta fatica a fidarsi di chiunque. Bisogna essere costanti, essere presenti sempre, in modo tale che nel momento in cui la ragazza sente o si trova in difficoltà, sente la necessità di chiedere un aiuto, tu sei lì e sei pronto. Anche tutto il lavoro che facciamo di collaborazione con la Commissione Territoriale Richiedenti Asilo, di colloquio con le donne che loro ritengono possano essere vittime di tratta, ha fatto sì che i nostri operatori abbiano dovuto cambiare molto anche il modo di approcciarsi a questo tipo di utenza, proprio per riuscire a mettere queste persone nelle condizioni di sentirsi aiutate. Perché tu ti trovi di fronte a una ragazza che arriva in un posto che non sa chi sei, che gli fai delle domande, tu devi, con il tuo atteggiamento, con il tuo modo di fargli delle domande, con il tuo modo di fargli vedere che tu sei lì pronto per aiutarla. Anche lì c'è stato tutto un lavoro, come dicevo, di preparazione, perché devi modificare il tuo approccio. Ecco. Rispetto allo sfruttamento lavorativo, ne avevo già parlato l'altra volta, noi riteniamo che su Bologna sia un fenomeno molto diffuso, anche se molto nascosto. Qui da noi non ci sono le baraccopoli come ci sono al sud, però basta andare all'ex Mercatone 1 sulla strada che da Funo va a San Giorgio di Piano e parcheggiarsi lì per vedere che quando arrivano gli autobus
sia da Bologna che da Cento, perché lì c'è la direttrice che va da Bologna a Cento, si vedono tantissimi ragazzi di colore che si incamminano nei campi, scavalcano la ferrovia, pericolosissimo, attraverso un buco della rete entrano a Interporto. Noi abbiamo provato a parlare con loro, è molto difficile perché sono sfuggenti, scappano. Quelli con cui siamo riusciti un pochino a parlare ci hanno detto che lavorano 5 ore pagate 3, oppure 8 pagate 5, tutti i contratti a chiamata, sono obbligati a questo tipo di sfruttamento, perché se no il giorno dopo non vengono più chiamati. È un fenomeno alla luce del sole, voglio dire, si vede, basta andare lì e lo si nota benissimo, come lo si nota molto anche nelle bancarelle dei pakistani, insomma. È molto diffuso. Io ho finito, chiudo. Grazie a lei. Allora, intanto faccio un attimo il punto, diciamo, orario, perché alle 11:30 dobbiamo assolutamente chiudere, sono le 10:52, la consigliera Montera deve comunque intervenire per le conclusioni, quindi insomma abbiamo soltanto 20 minuti di tempo. Io volevo aggiungere un momento lavorativo. Allora, un attimo, scusi, chiedevo se poi in chat, se ci sono degli altri interventi, qualcuno me lo scrive, così vado in ordine e poi do la parola a Lisa Benincasa che vuole aggiungere qualcosa. Dopodiché chiedo anche ai consiglieri, mi pare che alle domande abbiano più o meno risposto, siano state date le risposte, eventualmente segnalatemelo, ma non avevo, mi pare, altre domande. Prego Lisa Benincasa. Ma guardi, volevo solo aggiungere un concetto. La Casa delle Donne ha sempre accolto prevalentemente donne vittime di sfruttamento sessuale. Progressivamente invece stiamo maturando una forte esperienza nella presa in carico di donne coinvolte in circuiti di sfruttamento lavorativo. Si è trattato prevalentemente di donne migranti sfruttate nell'ambito del lavoro domestico, quindi badanti, nella ristorazione, nell'artigianato o attività illecite come appunto sostanze stupefacenti o accattonaggio. Analizzando i percorsi degli ultimi 10 anni è emerso che le donne sono approdate al progetto Oltre la Strada dopo essersi rivolte al nostro centro antiviolenza, quindi sono donne che stanno tentando di fuoriuscire da una situazione di violenza domestica subita da parte del marito, del compagno, e durante i colloqui con le operatrici emerge una consapevolezza della donna rispetto alla propria condizione di sfruttamento lavorativo, che può essere, diciamo, lo sfruttatore, può essere il compagno, a volte, oppure anche una situazione terza, ecco. Spesso le operatrici del centro di violenza rilevano che l'uomo maltrattante è lo stesso che esercita delle condotte di assoggettamento e di sfruttamento lavorativo ai danni della donna, quindi questo prevale. E un'ultima cosa che mi premeva dire è che la Casa delle Donne sta compiendo un'analisi delle biografie delle donne accolte negli ultimi 10 anni per rilevare possibili connessioni tra il fenomeno della violenza domestica e lo sfruttamento lavorativo e per individuare anche gli indicatori di sfruttamento lavorativo in ottica di genere. Grazie. Grazie a lei. Quindi a questo punto, Chiara Rosa, Mondo Donna, Maria Chiara Rosa.
Sì, buongiorno. Prego. A tutti e a tutte. Io intanto rinnovo i miei ringraziamenti per l'invito a questa preziosa occasione di condivisione e scambio su un tema che per noi appunto è importantissimo, caro e che ci impegna quotidianamente. Io vorrei fare un affondo rispetto all'intervento della consigliera Santi Casali e nello specifico rispetto ai percorsi di accoglienza e di sostegno delle donne, anche noi accogliamo esclusivamente donne vittime di tratta ai fini del lo sfruttamento sessuale. E perché? Perché appunto, come abbiamo cercato un pochino di mettere in luce nel nostro contributo, anche nel nostro contributo al report, sono dei percorsi estremamente complessi, proprio perché appunto ci troviamo di fronte delle donne gravemente danneggiate dallo sfruttamento, che è uno sfruttamento che non inizia in Italia molto spesso, come accennava anche la dottoressa Lolli, ma che ha delle radici appunto che iniziano fin dai paesi di origine. Mi riferisco soprattutto in questo momento alle rotte che partono dalla Nigeria piuttosto che dall'Africa, che passano poi dalla Libia. E quindi appunto per noi è centrale nell'approccio che utilizziamo tenere presente, diciamo, il trauma, perché il trauma è quell'elemento centrale che rallenta i percorsi di fuoriuscita dallo sfruttamento e rallenta anche l'acquisizione di consapevolezza rispetto a quello che queste donne sono, rispetto al proprio corpo. E la consapevolezza, come dire, non è facile da ricostruire, proprio perché lo sfruttamento agisce, il fatto di essere più volte comprate, vendute, sfruttate, agisce sulla loro consapevolezza e appunto sulla loro percezione proprio del proprio corpo e della propria individualità. Quindi è un lavoro estremamente complesso, estremamente ampio, e ritorno appunto sulla centralità del corpo. E il corpo e l'espressione corporea, che poi è la metodologia che noi utilizziamo, diventa proprio per noi un mezzo di empowerment, che è centrale sia a livello simbolico, proprio perché è il corpo che è stato sfruttato, che è stato danneggiato, ma anche proprio in termini di riappropriazione della propria identità. E centrale poi anche tutto l'aspetto antropologico che c'è dietro lo sfruttamento sessuale. Accenno, faccio un passaggio veloce che poi comunque è stato approfondito nel report, rispetto a quello che è il rito Juju, che riguarda ad esempio le donne nigeriane e che ha un impatto notevole sui percorsi poi delle donne, soprattutto nel momento in cui decidono di emanciparsi dalla situazione di sfruttamento, perché è proprio lì che, come dire, il Juju comincia ad agire. Quindi appunto per noi è centrale e importante mettere a disposizione di queste donne un'equipe multidisciplinare, è centrale il collegamento con il nostro centro antiviolenza, soprattutto per la presa in carico poi psicologica, che è centrale in tutti i percorsi che noi portiamo avanti, proprio per offrire un supporto specializzato e che sappia, come dire, prendere in carico la complessità dei casi e delle situazioni appunto che vogliamo. Bene, grazie. Grazie anche a Mondo Donna. Quindi mi pare che abbiamo concluso con le risposte. La consigliera Di Girolamo chiede di intervenire, prego. A lei la parola. Grazie. Brevissimamente, per ringraziare tutti i consiglieri e le consigliere che sono intervenute, che hanno fatto le loro domande e ampliato appunto il dibattito. Una piccola precisazione: manderemo ovviamente le slide che abbiamo presentato e il report alla commissione, chiedendo soltanto di poterne fare un uso per ora interno, quindi per tutti i consiglieri che abbiano la voglia e la pazienza di leggere questo enorme lavoro che abbiamo realizzato. Per ora appunto lo invieremo a solo uso interno, perché poi stiamo ultimando, diciamo così, le associazioni che oggi sono intervenute stanno ultimando le ultime modifiche al report e gli ultimi aggiornamenti, per cui lo renderemo pubblico soltanto nelle prossime settimane. Quindi volevo semplicemente fare questa precisazione
e ringraziare ancora tutti per l'enorme lavoro che è stato fatto in tutti questi anni, non solo con questo report, e ribadire dal mio punto di vista l'importanza di affrontare questi fenomeni diciamo così, da più punti di vista tenuti insieme. Quindi l'obiettivo che ci siamo dati, come dicevo all'inizio, di voler restituire questo enorme lavoro che da anni il Comune di Bologna con gli antigestori fa su questi temi, dal punto di vista dell'osservatorio è proprio legato ad una promozione di queste buone pratiche e alla diffusione di questi fenomeni soprattutto all'interno delle scuole, ma anche all'interno della città. E speriamo che appunto questo report possa, una volta definitivo, possa raggiungere questo importante obiettivo ed essere un punto di partenza per appunto interagire con i soggetti più giovani e appunto il mondo scolastico in generale, il mondo culturale. Grazie. Grazie a lei, grazie alla consigliera Di Girolamo. Quindi a questo punto chiudo il dibattito, concludiamo con l'intervento di chiusura, l'intervento conclusivo della consigliera Montera, che è appunto la prima firmataria dell'udienza conoscitiva di oggi. Prego. Grazie Presidente, anch'io molto rapidamente ma in maniera davvero sentita un ringraziamento a tutti e a tutte quelle che si sono prodigati per permettere la prima udienza conoscitiva ancora del gennaio scorso e questo aggiornamento. Ricordo, lo diceva la Presidente nell'introduzione ma vale la pena rammentarlo ancora, credo che questa udienza conoscitiva nasce con l'esigenza, almeno da parte di chi come me è la prima firmataria, ma anche delle colleghe e dei colleghi che hanno sottoscritto la richiesta di udienza, nasce dalla volontà di rendere il Consiglio Comunale un po' più edotto sui servizi e le attività che la Giunta Comunale mette in campo sul tema della prostituzione. Quindi abbiamo affrontato prima il fenomeno della prostituzione, i programmi e i progetti di assistenza e di integrazione che il Comune svolge, e oggi ci siamo focalizzati di più sul tema della tratta. E, mi sembra che siano stati due appuntamenti davvero importanti, perché magari presi e prese come siamo quotidianamente dall'attenzione ai mille temi, alle mille sollecitazioni che il governo della città ci pone tutti i giorni, alcune volte si lasciano un po' involontariamente sullo sfondo temi invece tanto rilevanti, soprattutto quando si tratta di servizi rivolti alle persone che hanno un'origine di tipo davvero globale, perché il Comune nel momento in cui prende in carico, come fa, come ci è stato ben presentato la volta scorsa e oggi ancora di più, prende in carico tutta una serie di persone che sono vittime dello sfruttamento sessuale e della tratta in un business globale, internazionale, che se è ancora attuale questo dato, rappresenta il secondo business dopo il traffico delle armi, quindi il traffico dei corpi come grande business globale. È ovvio che gli interventi che si fanno, anche quando sono straordinari, come in effetti sono quelli che il Comune di Bologna ha fin qui fatto, sono interventi inevitabilmente parziali, ma questo va da sé, mi sembra una banalità. Tuttavia credo che sia importante rilevarlo, perché è evidente che di fronte a un fenomeno di tale portata, l'ente locale potrebbe soltanto dire, vabbè, ma io cosa faccio? Metto a posto alcuni casi e poi sul resto invece tutto va avanti e tutto comunque si continua ad amplificare, trattandosi di traffico e di mafia internazionale di questa portata. E invece, come giusto che sia, così non si fa. E sono molto felice di sentire parlare continuamente di enti gestori rispetto al fenomeno della tratta, in particolare, ma non soltanto, rispetto in generale alla gestione dei servizi per affrontare il fenomeno della prostituzione, soprattutto nelle forme coercitive. Sono contenta perché questo attesta
che il Comune fa delle azioni importanti in quanto si affida e affida una serie di servizi agli enti di gestione. Quindi quando prima dicevo che ci si potrebbe abbastanza, come posso dire, sentire una formica rispetto al fenomeno, riprendo le parole di Nicola Pirani, il quale diceva: non è vero che sono poi così pochi i casi e non è vero che sono poi così poche le ragazze che lasciano questo percorso rispetto sia alla prostituzione che eventualmente soprattutto al fenomeno che le riguarda in quanto vittime della tratta. Ed è molto importante la sottolineatura che non è facile intervenire contattando queste ragazze e immaginando che tante ne contatto, tante riesco in qualche modo a ospitarne nella struttura o a ospitarne in un percorso di uscita. Certo che non è così, per cui penso anch'io che sia invece fondamentale continuare a ragionare attraverso un percorso di chi alla bisogna c'è ed è pronto. Ecco quello che è stato detto prima. Volevo inoltre ringraziare la consigliera Di Girolamo, non la metto certamente in fondo perché oggi ci ha permesso attraverso questi dati di focalizzarci un po' sul tema della tratta per quanto riguarda anche il transito, perché poi c'è un problema di transito. Noi siamo, come tutti i luoghi fisici, siamo luoghi di transito di un fenomeno di portata straordinaria. E ringraziare ovviamente la dottoressa Silvia Lolli e anche la dottoressa Brandoli, perché stamattina a me, rispetto ai temi delle persone senza dimora e di tutti gli interventi che si fanno a sostegno di queste persone, ecco, ha aperto una finestra che è appunto quello delle donne senza dimora vittime della prostituzione. E quindi diciamo un focus specifico rispetto a un focus che comunque è già importante di per sé. E queste 80 donne di cui diceva la dottoressa Brandoli, in effetti non mi sono sfuggite, nel senso che mi sono apparse significative, appunto. I numeri possono apparire piccoli, ma se li inseriamo nel contesto specifico, piccoli non sono. Quindi davvero importante aver potuto affrontare tanti temi che, ripeto, negli ultimi due anni, ecco, non dico tanto di più, non erano stati probabilmente più focalizzati attraverso un appuntamento con un'udienza conoscitiva come questa. Un'altra cosa volevo dire, ecco, importante nella presentazione del report che ci è stato fatto, no? Anche essere resi edotti di volta in volta di come le mafie si modificano, cioè le nazionalità, le provenienze, le modalità che ci sono per sfruttare, ahimè, ai noi, queste persone. E qui parliamo di sfruttamento sessuale in particolare, ma leggendo alcuni dati che credo siano i più attuali rispetto al tema che abbiamo trattato in queste due udienze conoscitive, leggendo alcuni dati proprio sulla tratta degli esseri umani che sono stati riportati il 31 luglio 2020, no? Che è il giorno dopo la giornata internazionale contro la tratta degli esseri umani, che è il 30 luglio. Cioè, da questi dati quello che emerge è che ovviamente sono tante le situazioni di sfruttamento, quindi sessuale, di lavoro forzato, anche qui prima diceva Nicola Pirani che ci sono dei giovani africani che appunto in maniera in realtà apparentemente non palese, perché non li vediamo sotto casa, ma insomma se ci inoltriamo verso la pianura padana vediamo invece appunto che ci sono contesti in cui queste persone tutte le mattine vanno a lavorare, e quindi lo chiamerei caporalato. Si fa sempre molta battaglia contro il caporalato, ma il caporalato è uno di quei fenomeni che è difficilissimo in realtà. Non dico neanche sconfiggere, che è una parola grossa, ma anche contenere, perché dietro il caporalato anche lì c'è un traffico che va ben oltre lo sfruttamento del lavoro tout court. Quindi l'espianto di organi, le adozioni illegali, l'accattonaggio, il matrimonio obbligato, la servitù domestica, ecco, questi sono i temi legati allo sfruttamento delle persone nella tratta. Quindi un mercato, qua si dice,
In questo ripeto che credo siano i dati più aggiornati, mi si è spento il computer adesso, ecco, che riguarda un mercato che riguarda milioni di persone in tutto il mondo, di cui circa il 72% donne e bambini, che sono quelle destinate a merce sessuale, gli uomini a manodopera, o meglio ancora si dice schiavi, impiegati nei più svariati settori. Quello che volevo dire in conclusione è che abbiamo, credo, fatto una riflessione di interesse collettivo importante, e è importante anche che ci sia stata segnalata questa iniziativa, questo webinar il 22 aprile prossimo, e concludo dicendo che quello che il Comune sta facendo supera le possibilità, credo, che un'amministrazione locale possa mettere in campo rispetto a ciò che ho già detto, e mi fa piacere ripetermi, alla importanza di un fenomeno di questa dimensione, e che anche le risorse stanziate, diceva prima la dottoressa Lolli, 50 mila euro per alcuni servizi e 320 mila euro a disposizione del contrasto alla tratta, credo che non siano cifre da sottovalutare. Ecco, concludo dicendo questo, che proprio in occasione dell'ultima giornata internazionale contro la tratta, anche il Papa ha fatto una riflessione che spesso diventa, dal mio punto di vista, un faro nella capacità che Papa Giovanni XXIII ha di sintesi e di non usare parole troppo, come posso dire, infingimenti rispetto a quelli che sono i problemi seri. E a un certo punto lui dice, lo sto cercando perché secondo me è molto importante, che di fatto nei confronti, nel momento in cui si faceva una riflessione con tutta una serie di paesi in un'occasione internazionale, lui diceva che in realtà questo è un fenomeno di una gravità tale che va definito come un crimine contro l'umanità. Ho finito, grazie Presidente. Grazie, grazie a lei, consigliera Montera. Quindi a questo punto chiudiamo nei tempi la seduta di questa commissione. Rinnovo i ringraziamenti a tutti i numerosi ospiti presenti sia a gennaio nella prima parte di questa seduta che oggi per parlare di questo tema così importante, sul quale molti enti, molte istituzioni ci hanno dimostrato di lavorare, di essere sul pezzo, insomma, continuamente. Grazie anche ancora alla consigliera De Girolamo per il prezioso e dettagliato lavoro svolto da lei in questi anni anche su questo tema. Quindi a questo punto chiudo la commissione ringraziando ancora tutti. Alle ore 11:15 saluto tutti e arrivederci alla prossima. Grazie ancora.